Dottoressa Daniela Pedicino, cardiologa al Policlinico Gemelli di Roma, ma lei nasce, cresce a Campobasso, si forma poi altrove, porta all'eccellenza di questo Molise fino anche negli Stati Uniti, dove le è stato consegnato un importante riconoscimento per una ricerca che avete pubblicato lei e il suo staff. Sì, io e il gruppo di ricerca di cui faccio parte, che è il gruppo di ricerca gestito dalla professoressa Liuzzo a Roma e dal professor Crea, il gruppo di ricerca che è costituito da tanti giovani medici e biologi, soprattutto uno staff, devo dire, al femminile, tra cui anche una collega biologa, Ramona Vinci, che è colei che mi ha aiutato, diciamo, ha fatto la controparte biologica di questo lavoro. E sì, ci hanno conferito questo premio a marzo ultimo scorso per un lavoro che è stato pubblicato a settembre del 2018 su una rivista JACC, il giornale dell'American College of Cardiology, che ha a che fare con i target molecolari dell'infarto del miocardio. In particolare abbiamo scoperto che ci sono alcuni pazienti con infarto del miocardio che si caratterizzano per degli specifici target molecolari che possono essere visualizzati direttamente con un prelievo di sangue e che ci possono consentire di distinguere pazienti che potrebbero eventualmente meritare terapie differenti da quelle attualmente utilizzate e conosciute. C'è carenza di medici, non so se lei ha letto le ultime cronache, sono andate deserti tanti concorsi, perché secondo lei non c'è? Ma in realtà i motivi sono tanti, diciamo che in Italia secondo me si è creato un sostanziale squilibrio tra alcune strutture sanitarie che, diciamo, garantiscono livelli di assistenza che praticamente si rifanno alle più attuali e recenti linee guida, e altri che invece sono rimasti un po' indietro per mancanza di risorse. E quindi si tende un pochettino, diciamo, chi è giovane, chi ha investito tanto e ha studiato tanto cerca di rimanere in strutture che possano anche garantire una formazione, perché siamo ancora giovani, abbiamo ancora voglia di formarci e di crescere. E quindi probabilmente anche questo, dipende anche da questo e dipende, insomma, dal fatto che diciamo, le risorse che vengono impiegate nella sanità sono ancora troppo poche, e quindi a volte con grande sacrificio si preferisce lasciare l'Italia, perché è davvero un grande sacrificio, si preferisce fare orari lavorativi massacranti stando da soli in altre nazioni piuttosto che, insomma, tornare, perché a volte le porte battute in faccia, le delusioni sono di più delle soddisfazioni che si riescono a raggiungere. Però questo non deve essere un, diciamo, un messaggio negativo, vuole essere anche un messaggio, diciamo, propositivo, di impegno, come dicevo, un impegno collettivo di tutti per un miglioramento e per un futuro in cui la sanità sia veramente garantita a tutti ai massimi livelli e in tutte le regioni italiane.